Bene, salve a tutti i bambini di YouTube, eccoci di nuovo ad un altro appuntamento con i nostri cari videogiochi ignoti. Oggi quello che vi presento è un titolo per Nintendo Wii che potete trovare comunemente in qualunque GameStop o altro negozio, penso. E, per quanto all'apparenza possa sembrarvi uno di quei titoli, diciamo, ultra casual per le famiglie, così, eccetera, eccetera. Vi assicuro che l'ho scoperto 2 o 3 giorni fa, però mi è piaciuto molto e ora vi faccio vedere un po' cosa ne penso. Cominciamo andando avanti. È possibile giocare fino in 4 giocatori, ovviamente, sullo stesso televisore, per fare gare e altre cose del genere. Ognuno sceglie il suo profilo, questo sono io con il mio Mi, perché io uso sempre i Mi quando si può. E poi ecco qui, direttamente sul menu principale. E potete fare un po' quello che volete, non c'è una storia, un obiettivo o cose del genere, semplicemente potete sia farvi un giro sulla stazione sciistica nel gioco, oppure creare direttamente, accedere direttamente ad alcune gare qui, oppure vedere l'album di fotografie, poi vi faccio vedere com'è, e più che altro come si fanno le fotografie. Poi si può fare la discesa dalla montagna, che sarebbe la stessa cosa della stazione, solo che la stazione praticamente è una struttura, diciamo, costruita dalla civiltà umana, mentre invece qui la montagna è nuda e cruda. Poi c'è la scuola per le mosse, cioè sia quelle tecniche di base giusto per imparare i movimenti, oppure per tutte le acrobazie che potrete fare dopo. Poi vabbè, lo show the record, quello che se ne frega. Io vi farei vedere un po' subito. Direttamente passando alla stazione, che è quella un po' più comoda. Possibile andare in compagnia pure dentro la stazione, facendo semplicemente un po' un giro come volete. Io partirei da giù perché tanto possiamo cambiare la stazione anche dopo. Semplicemente in questa modalità di giro libero potete fare come volete, potete fare un giro sulla montagna oppure prendere i vari ski lift per accedere ai punti più alti, accedere alle varie viste, oppure incontrare i vari personaggi che ci sono, ecco, vedete qui. E soprattutto nella stazione, diciamo, a fondo è pieno di personaggi non giocanti che vi proporranno sfide e favori e cose del genere. E c'è possibile anche accedere direttamente alla scuola per le tecniche di base con questi ragazzi blu e quelle avanzate con le acrobazie con quei due rossi. E che altro? Non c'è davvero nient'altro, è piuttosto libero. I comandi sono interamente tramite i controlli, diciamo, motion, cioè quindi muovendo il Wiimote nelle direzioni. È necessario il Nunchuck, come avete visto nella scuola principale. Però è possibile usare anche la balance board, quella che si usa per Wii Fit, che penso, soprattutto con lo snowboard, sarebbe un ottimo affare, però non la ho, quindi niente. Per fortuna che hanno messo i comandi da Wiimote, ma mi pareva piuttosto logico, perché non tutti hanno una balance board che ti danno solamente solo con Wii Fit. Niente, vi faccio vedere un po' subito, vado subito a una stazione. Andiamo una quella più in alto, tanto per farci due risate. Il trasporto è immediato, quindi nella modalità libera ci andate come volete. E vediamo un po'. Scendiamo direttamente al volo qui, va. Giusto per farvi vedere. Dicevo, i comandi sono completamente motion, però sono abbastanza pratici. Per scegliere la direzione basta girare sia Wiimote che Nunchuck nella direzione. È possibile fare. Mettersi accucciati per andare più spediti, anche se ovviamente poi risulta più difficile sterzare. Qui ci sono le gobbe dove bisognerebbe sterzare velocemente, ma io non riesco mai. È meglio che mi fermo. Ok. E poi è possibile frenare, saltare e fare acrobazie. In questo caso era una proprio banale perché non c'aveva una rampa proprio qui. Come non detto. Non me le ricordo molto perché comunque, dicevo, l'ho veramente preso 2 giorni fa. Però è possibile fare acrobazie anche piuttosto avanzate. Sinceramente non ho capito a cosa servano poi i punti più avanti. Però
Comunque, ecco, anche nella modalità libera, comunque avrete accesso ovviamente a tutte le opzioni che avete nel menu principale, perché potrete sia scattare le foto, cosa che non vedo adesso perché non c'è nessuno che me le fa. Si incontrano vari fotografi, diciamo, in punti sparsi per la mappa intera. Lo riconoscerete perché c'è un'icona con la macchina fotografica sopra. In breve, non c'è molto altro, devo dire, perché comunque è semplicemente così. Però mi è piaciuto molto perché comunque... Aia! Mi è piaciuto abbastanza perché comunque è piuttosto rilassante, cioè se uno non è dell'umore per fare chissà quale giocone o impegnarsi in qualcos'altro, comunque una bella discesa così è piuttosto rilassante. Faccio vedere un attimo la montagna perché mi piace di più. Soprattutto perché ci sono anche piste segrete. Hanno messo le piste segrete. Ma inizialmente mi sono chiesto da dove fosse uscito questo gioco dalle apparenze, diciamo, familiari. Però invece... Dalle familiari casual, anzi. Però invece poi si è rivelato piuttosto carino. Vai a vedere quando lo avvii, dice Namco, Bandai Namco, dici ah! Forse i conti tornano. Beh, è probabile che per chi non apprezzi, diciamo, le cose un po' semplici e rilassanti, tipo me, questo gioco non faccia proprio a caso suo, cioè. Passiamo di qua che qua vi faccio vedere un attimino la pista. Veloce, veloce. Vi faccio vedere la pista. Anche se è piuttosto intuibile in alcuni punti dove trovare la pista segreta perché ci sono dei buchi un po' evidenti, però devo dire che ne ho trovati solo un paio. Ah, ecco, qui c'è anche per esempio questo che vi scatta una foto. Però avendola già scattata. Vabbè, faccio vedere giusto me. Non c'è niente di che, però ti fa una foto sempre nella stessa posizione. Voi scegliete una posa. Una volta scelta ve la scatta. E poi se volete le salvate, già ne ho una, quindi non mi metto a sovrascrivere. Gare sono esattamente quello che dicono di essere, non ci sono cose particolari. Ci sono sia gare classiche di sci di fondo, cioè ovviamente chi arriva primo in fondo alle piste. Oppure ci sono le gare di slalom che sinceramente detesto, oppure cose di consegna di oggetti particolari. E poi man mano che fate gare e trovate posti segreti, vi vengono assegnati dei bonus, cioè degli abbigliamento, oppure altre cose per fare fotografie, insomma, tutte queste cosettine piuttosto semplici e banali. Però ripeto, ciò che mi è piaciuto più che altro che c'è, è tutto piuttosto semplice, un'atmosfera semplice, comandi semplici, concetto semplice, però piuttosto ben eseguito. E l'ho trovato molto 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 rilassante. Quindi, diciamo che chi è alla ricerca di un titolo con cui staccare un quarto d'ora al cervello proprio e farsi una cosa solo rilassante, penso che questo sia molto molto adatto. Ok, riproviamo un'altra volta. Questa volta non voglio sbagliare. Più che altro perché le piste segrete sono davvero, davvero ben fatte. Di qua non si scende, si va di sotto. È stata la prima cosa che ho provato a fare, ma si va di sotto. Vediamo di andare più piano, così non ci perdiamo nulla. Comunque più o meno come dicevo, i comandi restano piuttosto pratici, nonostante siano del tipo motion, che possono piacere o non piacere. Ecco, era di qua.
vista è molto crudele. Ecco perché è molto crudele. Vabbè, ci fa ripartire da lì davanti, quindi ora vado piano. Cade un burrone per 10 volte, grazie. Anche perché non voglio trattenervi troppo. Fare video troppo lunghi non è l'ideale. Potrei saltare lì, ma andrei di sotto. Sto andando troppo piano. A quanto ho visto, questa pista ne ha 5 di piste nascoste. Cioè, la montagna ha 5 piste nascoste. Almeno così ha detto quella cosa tipo trofeo. Quando l'ho presa, quando sono entrato qui dentro. Io ovviamente ho trovato questa e un'altra, ovviamente continuando dopo questa. Come vedete, siamo fuori dalla mappa. C'è tutta un'altra atmosfera. Però come vedete i burroni continuano e qua c'è un salto che mi ricordo che è molto brutto. Però ecco, stando a quello che dicevo prima, proprio il fatto che possa essere una cosa rilassante. Intendevo proprio questo, semplicemente fate un giro così. Se volete fate una gara. Però la realizzazione tecnica mi è piaciuta. Ecco, qui stiamo tornando in pista, in una pista normale. Non riesco più a fare acrobazie come vorrei. Peccato. E beh, qui siamo tornati in una pista standard. Non serve che ve la faccio vedere tutta, quindi faccio così e torno giù. Bene, io direi che non avrei altro da dirvi a riguardo perché alla fine farvi vedere una gara mi pare piuttosto banale. Fermoli. Farvi vedere una gara mi pare piuttosto banale e non vedo il motivo, così come tutte le altre tipi di competizioni. Ci tenevo più che altro a farvi vedere un po' come era curato, diciamo, il sistema di movimenti e il fatto di farsi un giro. Fermo! Questi comandi motion. Beh, detto questo, allora io, ripeto, come dicevo prima, lo consiglio a chi cerca una cosa magari rilassante così, perché ripeto, all'apparenza sembra uno di quei titoli molto casual e familiari, in fondo lo è, però tecnicamente non è male, riesce a rilassare. E quindi detto questo, se fermo, detto questo, io vi saluto e al prossimo video.